Come promesso nella scorsa puntata, in cui abbiamo terminato le regole della E aperta, oggi iniziamo le regole della E chiusa. Poi andremo avanti con la Z sorda e la Z sonora, leggeremo le vostre frasi, il tutto condito da esempi di cinema, TV e vita reale. Quindi scartiamo subito la pillola di oggi. Quando sarà finita, saprai pronunciare decentemente un sacco di parole. Ogni giovedì alle 3 viene pubblicato un video sulla dizione italiana. Vai a vedere tutte le vecchie puntate e iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nemmeno una delle prossime pillole. Fallo per te, così quando esci dal paesello non corri il rischio di venire irriso per una pronuncia un po' ridicola. A grande richiesta ho rispolverato Cintore Becchi. Ah, sono contento di aver vinto per il miglior becco. Col pelo lungo. Capita spesso, infatti, che quando si esce dalla propria città si sia un po' in difficoltà a parlare all'inizio perché ci si rende conto di avere un accento molto diverso da quello degli altri. Guarda i video sul canale ed impara a limitare la cadenza locale, ti troverai molto meno a disagio in situazioni come quelle. Quest'oggi andremo a scoprire le regole che fanno di una E qualsiasi una E chiusa. La E chiusa è quella della congiunzione, per intenderci, questo e quello, e si differenzia dalla E aperta, quello è scemo. I monosillabi richiedono una pronuncia della E chiusa. Ecco qualche esempio. Si dice me, te, le, ne, se, ce, re, inteso come sovrano, tre, nel, e così via. Le poche eccezioni a questa regola sono queste: re, inteso come nota musicale, te, inteso bevanda, e, parola poco usata, pieno. Certo, perché per te è normale. Quanti te ne fai a sera? Tu sei soltanto una piccola borghese, arrogante e frigida! Senti, adesso basta. Vuoi sapere che cosa sei te? Lo vuoi sapere? Sì! Sai cosa sei? Cosa? Dimmelo, dai, dimmelo! Che cosa? Un polisillabo, come dice la parola stessa, è una parola costituita da più di una sillaba. La parola tronca significa che porta l'accento di tono sull'ultima sillaba. Per esempio si dice perché, finché, affinché, acciocché, talché, mercé. Fanno eccezione a questa regola alcuni nomi: Giosuè, Mosè, Noè, e le parole caffè, bignè, cioè lacchè. Il lacchè, secondo la definizione Treccani, era un domestico o valletto in livrea che nei secoli XVII e XVIII seguiva o precedeva a piedi i padroni o la loro carrozza. Non solo, si può usare per irridere qualcuno che precede qualcun altro e ne annuncia l'arrivo. Ma l'ultimo significato è il mio preferito. Persona, d'animo basso e servile, individuo sempre disposto a mettersi umilmente agli ordini di un potente. In una parola, un leccaculo. È quello che merita, signor Barford. Beh, vedi di tirarmi via quella lingua dal culo, Gary. I cani leccano. E tu non sei un cane, vero, Gary? No, signore, proprio no. La E deve essere pronunciata chiusa nelle preposizioni. Come vedi, cominciano ad esserci collegamenti con le pillole precedenti, perché questa eccezione l'abbiamo vista nelle regole della E aperta. Si dice nei panni di e la fata dei dentini. Si dice anche ho trovato delle lucciole nelle risaie. Questa regola ti piacerà. Sono quattro parole, ma almeno non c'è alcuna eccezione. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E se le hai trovate da altre parti, le lucciole, vuol dire che non erano le lucciole quelle che accendevano la luce. Erano altre lucciole. Anche i pronomi chiedono di essere pronunciati con la E chiusa. Infatti si dice egli, ella, esso, essa. Anche qui, essendo quattro parole, non c'è alcuna eccezione. Perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. Per farti fare un po' l'orecchio, ho inventato una serie di frasi con le parole riferite alle regole di oggi. La prima inizia con una serie di raddoppiamenti fonosintattici da paura. Tre volte ho detto a Carlo di sentire sua madre, ma quella zucca vuota non ne ha voluto sapere. Vorrei sapere perché Mosè ha bevuto tutto il caffè. A suo figlio Giosuè sono rimasti per colazione soltanto alcuni bignè. Nei tuoi panni non esiterei a chiedere che fine ha fatto Mosè dopo che Giosuè non ha trovato caffè. Ella era stata scippata da un maledetto lacchè. La sua borsetta fu ritrovata in casa di Noè.
Dato che qualcuno era interessato ad un particolare argomento, facciamo un piccolo cambio e mettiamo oggi una regoletta sulla Z sorda e sulla Z sonora che era destinata tra qualche puntata. Dato che con le Z abbiamo iniziato da poco, ti ricordo che la Z sorda è questa e la Z sonora è questa. Parte intelligente. Entrambe sono consonanti affricate alveolari. L'unica differenza è l'intervento o meno delle corde vocali nell'emissione, cioè z senza l'utilizzo di corde vocali e z con l'utilizzo di corde vocali. Infatti, se portate la mano sulla gola in questo modo, vi accorgerete che con la Z sorda non vibra nulla, con la Z sonora vibra e come. La Z, e ti faccio notare Z, andrebbe pronunciata sorda quando si trova raddoppiata tra due vocali. Oggi ti dico solo quegli esempi che in genere non vengono pronunciati in maniera corretta. Ed infatti sarebbe corretto dire azzannare, chiazza, corazza, azzeccare, bazzicare, pazzo, gozzo, ruzzolare. Farebbero eccezione molte parole però, come ad esempio bazzecola, lazzaro, aguzzo, rozzo, tozzo, gazzella, gazzetta, bozza. Ripeto, te ne ho riportate soltanto alcune, perché di parole con due Z che la vorrebbero sonora o sorda ce ne sarebbero un'infinità, ma non era il caso di dedicare l'intera pillola alla Z sorda e alla Z sonora raddoppiata. Resta valido il fatto che se hai qualsiasi domanda sulla Z sorda, Z sonora o su qualcosa che ti viene in mente, la scrivi nei commenti come fa spesso Luigi e io ti rispondo. Ebbene sì, aguzzo e bozza hanno sconvolto anche me. Non importa che tu sia leone o gazzella, comincia a correre. E infatti era stato proprio Luigi a chiedere se la parola brezza volesse la Z sorda o la Z sonora. Avevo risposto nei commenti, ma rispondo anche qui, si dice brezza. Mazzao, brezza. Terrificante. Poi mi è stato chiesto di fare una serie dedicata a fantastiche parole, tipo iconoclasta, apoftegma, nemesi. Caro Simone, per fare i sinonimi e i contrari di queste parole bisognerebbe innanzitutto conoscerne il significato. Quindi non mi stimare più di quanto io meriti, perché per il 66,6 periodico delle parole che hai detto ho dovuto rispolverare il dizionario, ma guarda cosa ho trovato. Conosci il significato della parola nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me. Chiudiamo con le frasi che alcuni di voi mi hanno mandato con le parole di cui alle regole che abbiamo studiato la scorsa settimana. Sono arrivata quindicesima. Nel frattempo 14 persone mi avevano preceduto. A destra del maestro alpestre una finestra era aperta. A Bresso fu constatato il suo decesso, dovuto al poco sesso. Lo stesso medico se ne andò depresso. Le regole dei medici chiedono di uscire con la maschera, ma la zia Zitella non ha intenzione di coprire gli zigomi. Ricapitolando velocemente, oggi abbiamo cominciato a studiare la E chiusa e abbiamo visto le prime quattro regole. A proposito, regole si dice con la E aperta. Abbiamo scoperto molto semplicemente, direi, che la E chiude nei monosillabi, nei polisillabi tronchi, nei pronomi e nelle preposizioni. Sì come Luigi. Sì come Simone. Sì come Federica. E come tutti gli altri che hanno commentato in settimana. Manda qualche frase complicata per mettermi in difficoltà, così giochiamo un po'. È semplice, prendi le regole di oggi, estrai qualche parola, metti insieme qualche frasetta e me la mandi su un qualsiasi profilo social, Instagram, Facebook, nei commenti al video, come vuoi tu. E come al solito un bel like a questo video, gli altri video sul canale, iscriviti al canale, attiva la campanellina, con le parole afferenti. Afferenti? Ma chi usa afferenti?